Per la Fondazione Italiana Linfomi la riunione plenaria è sempre un momento più importante. Consideriamo che la Fondazione riunisce più di 150 centri, qui erano presenti circa 200 ricercatori, con la possibilità di confrontarsi sulle varie tematiche che riguardano i linfomi, la possibilità di dare vita a dei protocolli di ricerca condivisi, discussi, con un obiettivo certamente di ottenere dei risultati nell'ambito della ricerca clinica e anche biologica, ma anche un obiettivo che potremmo definire educazionale, la possibilità per i pazienti di essere trattati con protocolli analoghi su tutto il territorio nazionale, e quindi questo con una crescita che io definisco educazionale un po' di tutti i centri. Il metro con cui si valuta l'efficacia di uno studio clinico, di una ricerca, è il riconoscimento in ambito internazionale o con una pubblicazione su una rivista dedicata o con un contributo effettuato ai congressi internazionali. Abbiamo rilevato in questa edizione come ci siano numerosi contributi orali, che sono la forma di presentazione più importante, in particolare al prossimo congresso americano di ematologia. Questo per noi è un grosso riconoscimento, perché vuol dire che la ricerca italiana nell'ambito dei linfomi ha acquisito una rilevanza e un peso riconosciuto anche dagli altri ricercatori degli altri paesi.